TPCS, Task and Port Community System, il Port Community System del porto di Livorno. Il prototipo iniziale della piattaforma è stato realizzato sulla base di un protocollo di intesa siglato tra Agenzia delle Dogane e Autorità Portuale di Livorno, oggi Autorità di Sistema Portuale Martirreno Settentrionale. TPCS permette la condivisione dei dati doganali e gestisce flussi logistici complessi, mettendo a sistema informazioni utili per i terminal, spedizionieri nave, spedizionieri merce, agenzie marittime, shipper, compagnie di navigazione, autotrasportatori, enti di controllo. TPCS permette quindi una gestione paperless dei processi di importazione ed esportazione della merce, facilitando la condivisione delle informazioni ed incentivando così lo sviluppo dei traffici commerciali del porto di Livorno. L'istituzione della Commissione Tecnica Permanente TPCS, in cui è rappresentata tutta la comunità portuale, ha inoltre permesso di migliorare la qualità del servizio, di progettare, rilasciare e programmare nuovi sviluppi del sistema, in conformità con le recenti disposizioni legislative e con le esigenze della comunità portuale. La piattaforma TPCS è interattiva. TPCS facilita la condivisione e lo scambio di informazioni tra gli attori coinvolti nei processi di movimentazione e controllo delle merci. Veloce. TPCS permette di ridurre i tempi di trasferimento e condivisione dei dati, con conseguente impatto positivo in termini di operatività e tempistiche di movimentazione e recupero delle merci. Ecologica. TPCS permette una gestione paperless dei flussi informativi, con conseguente riduzione dei tempi di attesa e delle code gate per i mezzi pesanti. Sicura. La digitalizzazione delle informazioni e la condivisione delle stesse attraverso un unico strumento permette di ridurre il rischio di errori derivanti dalla gestione documentale. Sono inoltre previsti meccanismi di backup, recupero dati e di tutela della privacy commerciale. Gratuita. Il servizio TPCS è offerto gratuitamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Martirreno Settentrionale. Per accedere a TPCS è sufficiente disporre di un computer, una connessione internet e credenziali per l'accesso. Non sono richiesti particolari applicativi per il suo funzionamento. Il TPCS interviene attualmente su 3 aree operative. Area di import. TPCS gestisce viaggi nave e le merci in arrivo al porto. In particolare offre funzioni per la trasmissione di manifeste merci in arrivo, distinte di uscita telematiche con informazioni complete per lo sbarco della merce e l'uscita della stessa dal porto. In import, il TPCS permette di velocizzare il ritiro dei contenitori presso i terminal attraverso la stampa del documento DVRC, documento valido per il rilascio del contenitore, e DVTC, documento valido per il transito del contenitore. Area export. In export, TPCS mette a disposizione funzioni per visualizzare i contenitori in entrata al terminal, trasmettere i dati VGM associati ai contenitori in esportazione, trasmettere e o generare le distinte di imbarco della merce, generare i manifesti merci in partenza. Nell'area export è prevista inoltre una funzionalità specifica per la gestione degli A22. Area sud. Esiste una terza area dedicata allo sportello unico doganale, all'interno della quale è possibile condividere informazioni relative alle attività di controllo e o rilascio autorizzazioni per specifiche categorie merceologiche ed agevolare così le attività poste in essere dagli enti di controllo. Alla home page del TPCS si accede digitando nella barra degli indirizzi il link tpcs.tpcs.eu. Per gli utenti TPCS è possibile effettuare il login all'area privata inserendo le credenziali di accesso.
Per i non utenti TPCS è possibile scaricare il modulo di accreditamento alla piattaforma da trasmettere all'assistenza clienti o via email helpdesk.tpcs@portialtotirreno.it oppure aprendo un ticket al servizio ticketing. Una volta ricevute le credenziali sarà possibile accedere all'area operativa. Gli utenti e i non utenti possono visualizzare immediatamente le navi in arrivo e le navi in partenza. Le righe in rosso indicano le navi che non hanno ancora ricevuto convalida dal terminal. Di particolare importanza è la presenza sulla piattaforma della funzione di tracking, che consente a tutti gli operatori, compresi quelli non abilitati all'accesso, di ricercare la propria merce per numero contenitore, polizza, targa, booking, MRN. Una volta effettuato il login, si accede all'area operativa, dalla quale è possibile iniziare ad operare attraverso le tre aree funzionali messe a disposizione degli utenti registrati: Import, Export, Sud. Inoltre, dall'area operativa è possibile prendere visione della documentazione messa a disposizione degli utenti e suddivisa in documenti, video tutorial, moduli di accreditamento, guide. Assistenza utenti, numero verde 800 660 877, indirizzo email helpdesk.tpcs@portialtotirreno.it, servizio ticketing assistenza TPCS tbalab.it. TPCS, per viaggiare veloci lungo le rotte digitali del mare.